ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Giannina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i tartufini al cioccolato, delle piccole deliziose perle che al loro interno racchiudono un delizioso ripieno di cioccolato. Ma come e quando sono state inventate? Per trovare la loro origine dobbiamo spostarci a Chambéry, in Francia, precisamente nel 1895. Questa città da più di 35 anni aveva stretto un accordo con Napoleone III e il Piemonte era sotto dominio della Francia, insieme all'Emilia e anche alla Toscana. Però per trovare questo dolce dobbiamo andare nella cioccolateria Dufeu, dove lavoravano francesi, italiani, belgi e perfino spagnoli. Si pensa che l'intuizione l'abbia avuta proprio Nadia Maria Petruccelli, una ragazza che lavorava appunto in questa pasticceria. Siccome era nel periodo natalizio e avevano finito qualsiasi tipo di dolce, inventarono questo dei prodotti di scarto con le materie prime che gli erano avanzate. La forma richiamava il preziosissimo fungo piemontese, appunto il tartufo, perché era molto irregolare. Si trattava di una pallina di cioccolato e panna coperta di cacao, ancora oggi nota come variante francese. Successivamente questo dolce divenne proprio internazionale, apprezzato in tutto il mondo. Sono facilissimi e velocissimi da preparare, sono proprio adatti a tutti i golosi, perché sono veramente una meraviglia. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 350 g di cioccolato fondente al 52%, 150 ml di panna fresca, 50 g di cacao amaro, 20 ml di liquore Baileys e 2 cucchiaini di caffè solubile. Per prima cosa tagliamo il nostro cioccolato, questo andrà a facilitare la sua fusione. Prendiamo la panna, la mettiamo in un pentolino più capiente e lasciamo che sfiori l'ebollizione. Adesso spegniamo il fuoco e aggiungiamo il Baileys, e il caffè solubile. Poi mescoliamo il tutto per bene. Fatto ciò, aggiungiamo il nostro cioccolato e mescoliamo per bene finché non si sarà completamente amalgamato al nostro composto. Fatto ciò, lasciamo il nostro composto a raffreddare 20 minuti a temperatura ambiente, poi lo mettiamo nel frigo per un'ora intera. Finalmente possiamo andare a creare i nostri tartufini. Prendiamo una porzione grande circa come una noce, creiamo una pallina con le nostre mani e la andiamo a passare per bene nel cacao. E voilà, abbiamo creato il nostro tartufino al cioccolato. Continuiamo così con tutto il nostro restante impasto. Una volta finiti di realizzare, li mettiamo a riposare in frigo per una mezz'oretta. Come potete vedere, abbiamo deciso di creare una decorazione a piramide con tutti i nostri tartufini. Per concludere in bellezza, aggiungiamo qualche foglia d'oro e diamo una spolveratina con della polvere d'oro. Ma guardate come sono venuti bene i nostri bellissimi tartufini, cari ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste meraviglie di tartufini. Ragazzi, sono veramente delle perle di bontà. Si sente perfettamente il contrasto tra il cacao amaro e l'interno, leggermente più dolce. Poi il Baileys gli va a dare una nota e arricchisce il tutto. Il cioccolato si sente alla perfezione e rende questi cioccolatini veramente unici. Insomma ragazzi, sono favolosi, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.